Tanti vanno a sentire Gesù, a chiedere una guarigione e poi tornano da Lui e sentono la salvezza. La cosa più importante, la forza della nostra fede, è che noi siamo salvati attraverso di Lui. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'omelia della Messa del Mattino, celebrata a Casa Santa Marta, commentando la lettura della lettera agli Ebrei e il Vangelo di Marco proposti dalla liturgia. Le due parole chiave, ha spiegato, sono Gesù salva e Gesù è l'intercessore. E questo è una cosa attuale, Gesù davanti al Padre, offrendo la sua vita, la redenzione, fandole vedere al Padre le piaghe, il prezzo della salvezza. E tutti i giorni così Gesù intercede. E quando noi, per una cosa o l'altra, veniamo un po' giù, ricordiamo che è Lui che prega per noi, intercede per noi. Continuamente. Tante volte dimentichiamo questo, ma Gesù, sì, è finito, se n'è andato in cielo, ci ha inviato lo Spirito Santo, è finita la storia. No, attualmente, ogni momento, Gesù intercede. In questa preghiera, ma Signore Gesù, abbi pietà di me, intercede per me. Rivolgersi al Signore chiedendo questa intercessione.